Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento col Trono di Spade. Oggi parliamo di Tyene Sand, la terza delle otto serpi delle sabbie, le figlie illegittime di Oberyn Martell. Come abbiamo già visto, nella serie TV di queste otto ne compaiono solo tre e oggi andiamo a vedere la terzogenita. Tyene è figlia di Oberyn Martell e di una septa. A parte questo, della madre non si sa nulla. Nella serie TV dicono che è figlia di Ellaria e su questo legame ci giocano un sacco, fino alla scena finale di Cersei che proprio su questo legame basa la sua vendetta. Nei libri viene definita infida e pericolosa, pur mantenendo sempre un atteggiamento devoto e dolce. Per il suo aspetto è quella che più si differenzia dalle altre serpi, infatti è bionda con la pelle chiarissima e gli occhi azzurri. Areo Ota, il capitano delle guardie reali di Doran Martell, per intenderci è quello grosso con la lancia, la definisce dolce come una fragolina d'estate e con un'aura di innocenza che le si irradia attorno. Ma è tutta apparenza, perché in realtà lei è letale tanto quanto le sue sorelle. Infatti le sue armi sono proprio la sua bellezza, il suo aspetto innocente e i veleni. La descrivono come ingannevole e schiva ed è la più vicina alla cugina Arianne, la primogenita di Doran Martell. Si dice che una volta l'accompagnò a Lancia del Sole in una segretissima missione per farla incontrare con l'erede di Alto Giardino, ma poi Oberyn le beccò e la missione fallì. Nella serie TV invece la fanno apparire soltanto come una guerriera coi pugnali. Fine. Sì, fanno vedere che sa usare i veleni, ma alla fine non è che sia proprio la sua caratteristica primaria, perché i veleni li usano anche le altre serpi e perfino Ellaria. In TV le tolgono anche quella che nei libri definiscono come un'aura di purezza, una caratteristica che aveva ereditato dalla madre septa, e arrivano a farla sembrare un po'... Beh dai, l'abbiamo vista tutti come si comporta in prigione. Anche lei, come le sorellastre, va a far visita allo zio per chiedere vendetta per la morte del padre. Doran le risponde che Obara ha già chiesto di alzare le lance e dichiarare guerra ad approdo del re. Ma lei risponde che non vuole andare a nord, ma vuole che siano i Lannister a venire a sud, in modo da poterli trucidare sulle loro terre. E il modo per farli venire è incoronare Myrcella, regina dei Sette Regni, secondo la legge Rhoynar. Anche a lei però il principe dà la stessa risposta, ovvero le faremo sapere. A differenza delle altre però lei non si arrabbia, anzi chiede la benedizione dello zio prima di andarsene. Allora Doran posa la mano sulla testa di lei per benedirla e lei contenta se ne va. Ma non appena lei esce dalla stanza, il maestro di corte controlla subito la mano del principe per vedere se c'erano graffi o punture, sicuro che Tyene l'avesse avvelenato. Questo per farvi capire quanto sia bella nei libri e quanto sia stata resa superficiale in TV. Quando da Prodo del Re arriva la testa della montagna che cavalca, anche lei si rifiuta di brindare in onore di Re Tommen, ma nonostante questo rimane pacata e tranquilla e non si mette a far scenate come quella grezza di Obara. E i libri si interrompono proprio quando Doran Martell rivela i suoi piani ad Arianne e coinvolge le serpi nei suoi complotti. Il suo piano prevede di mandare Tyene ad Approdo del Re travestita da septa per ingraziarsi i favori del nuovo Alto Septon, il super passero straccione. Quanto avrei voluto vederla! Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della versione libresca di questo personaggio. Anche voi come me avreste preferito vedere la versione originale? È un peccato che in TV non le abbiano caratterizzate così tanto come lo sono nei libri, ognuna diversa dalle altre, opposte e complementari. E credo che Oberyn le abbia scelte e cresciute proprio per questo, perché ognuna di loro aveva un suo tratto particolare. Perché ognuna aveva un carattere e un modo di combattere tutto suo. Voi cosa ne pensate? Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e nel frattempo ci vediamo come sempre su Instagram e su Facebook. Ciao!